dermatite atopica è una patologia complessa, multifattoriale, caratterizzata da lesioni cutanee ed accompagnata da un prurito costante che nelle forme più severe può essere davvero invalidante, al pari del dolore. È molto frequente nei bambini, ma può esordire anche ex novo negli adulti. La ricerca scientifica negli ultimi anni ha identificato con maggior precisione quelli che sono i meccanismi alla base di una risposta abnorme infiammatoria e riuscendo così anche a mettere a punto dei farmaci innovativi più efficaci. E in tal senso sono stati presentati dei dati interessanti, importanti al recente American Academy of Dermatology e gli studi EXTRA che hanno indagato l'efficacia e la sicurezza di tralokinumab, un anticorpo monoclonale il cui obiettivo è proprio quello di bloccare l'infiammazione. Ne parliamo con la professoressa Pedis che è collegata con noi, che saluto, che ringrazio. Buongiorno, grazie. E le chiedo, iniziamo cercando di far meglio comprendere che cosa vuol dire vivere con la dermatite atopica. La dermatite atopica è una malattia, diciamo, invalidante per il paziente e lo è non tanto perché, come magari la psoriasi può avere un coinvolgimento articolare, ma perché in questo caso abbiamo un prurito irrefrenabile, che è il sintomo cardine di questa malattia e che impatta significativamente sulla qualità di vita, perché innanzitutto colpisce oltre il 90% dei pazienti, ma soprattutto è presente nell'arco di tutta la giornata. Quindi invalida le attività lavorative e sociali e il sonno, perché il paziente non riesce mai a dormire con tranquillità e a riposare bene. Quindi l'impatto principale nel caso della dermatite atopica è dato proprio da questo sintomo, che sembra una cosa poco rilevante, ma in realtà è peggio del dolore il prurito, perché si riesce difficilmente a gestire ed è la cosa, direi, da cui poi nascono tutte le conseguenze della complessità e dell'invalidità della malattia. Stavo dicendo che la ricerca scientifica ha identificato meglio i meccanismi che sono alla base di questa risposta abnorme infiammatoria. Cerchiamo di capire come questo poi ha orientato anche i nuovi farmaci. Sì, la ricerca nel campo della dermatite atopica, devo dire, sta progredendo in modo davvero rapido, perché come sempre succede, le ricerche vanno avanti e permettono di spiegare meglio i meccanismi fisiopatologici della malattia e quindi c'è, diciamo, l'individuazione di molecole che hanno un meccanismo d'azione sempre più mirato e preciso nei confronti di quella malattia e quindi, per esempio, le interleuchine, quindi quelle citochine infiammatorie che causano o che mantengono la dermatite atopica, sono specifiche come l'interleuchina 4, 13, ed è nei confronti di queste che oggi abbiamo avuto la produzione e la commercializzazione di nuovi farmaci. I recenti studi presentati, gli studi extra presentati, hanno indagato una molecola, un anticorpo monoclonale che può essere proprio la cui azione è diretta proprio contro le interleuchine, quindi come bersaglio queste molecole proinfiammatorie. E questa probabilmente è la strada, ci racconta un po' anche questi studi? Sì, direi che è esattamente questa la strada, cioè di andare a cogliere sempre più precisamente i meccanismi della malattia. E infatti l'anti-interleuchina 13, che è appunto il tralokinumab, è uno di questi. All'American Academy of Dermatology sono stati presentati i risultati di tre grandi studi, di cui due hanno incluso oltre 1500 pazienti. Sono due grossi studi che sono già stati pubblicati, che erano in cui i pazienti venivano divisi in due gruppi, cioè chi faceva il farmaco e chi faceva il placebo. Quindi questo è servito per capire l'efficacia e la sicurezza del farmaco. Poi è stato fatto un ulteriore studio, sempre su scala mondiale,
che ha visto anche la partecipazione di centri italiani, nel quale invece il farmaco è stato associato all'uso di cortisone locale, perché questo è quello che succede poi nella pratica clinica e quindi questo studio voleva rispecchiare un po' di più quella che chiamiamo real life. Questi studi hanno dimostrato che il farmaco ha un ottimo livello di efficacia con un buon profilo di sicurezza, perché poi gli effetti collaterali riscontrati sono stati assolutamente non importanti e questo, diciamo, è tanto importante quanto l'efficacia per valutare appunto un farmaco. Quindi sono dati molto interessanti e che hanno aperto la strada anche ad ulteriori studi in questo specifico settore, in questa molecola particolare. Questo anche per andare incontro a quelli che sono proprio dei bisogni quotidiani dei pazienti. Stava dicendo prima un impatto estremamente negativo sulla qualità di vita. Sicuramente un farmaco che controlla il sintomo in qualche maniera aiuta anche l'aderenza terapeutica, perché sappiamo che in questi pazienti è estremamente importante poi mantenere nel tempo un'aderenza, ma chiaramente quando non si vedono risultati non è facile mantenerla. Sì, esattamente, ma come diceva lei, viaggiamo su due piani insieme, che sono l'infiammazione e poi magari interleuchine che agiscono più specificamente, per esempio, nel sintomo prurito. E quindi cerchiamo appunto di abbracciare complessivamente questa malattia che, come abbiamo poco fa menzionato, ha un impatto ma non solo sul paziente, su tutta la famiglia, perché ovviamente se uno ha un figlio affetto da dermatite atopica che non dorme, anche il genitore non dorme, questo si riflette sull'attività lavorativa, si riflette anche sull'armonia familiare e quindi insomma è davvero complessa. Il carico di malattia, quello che viene chiamato il burden of disease, è davvero molto alto per i pazienti con dermatite atopica. Ecco perché è così importante che la ricerca scientifica non si fermi, che offra soluzioni sempre più innovative per controllare i sintomi, ma anche per migliorare la qualità di vita di tutti i pazienti. Ci racconta l'impegno in tal senso di Leo Pharma, Fabio Presutti, che è direttore medico di Leo Pharma Italia. La dermatite atopica è una patologia cronica infiammatoria della cute che è caratterizzata essenzialmente da lesioni cutanee e da un prurito che raggiunge dei gradi di intensità anche molto alta. Quindi è una patologia che numericamente interessa fino a un quinto della popolazione, quindi fino al 20% della popolazione dei paesi occidentali, ed ha un impatto importante su quello che è la qualità di vita di questi pazienti. Ho alcuni numeri che sono tratti da pubblicazioni recenti. Il 91% dei pazienti prova prurito almeno una volta al giorno e circa il 55% dei pazienti considerano il prurito il sintomo più invalidante nell'evoluzione della loro patologia sulla dermatite atopica. Il 55% dei pazienti ha disturbi del sonno fino a 5-7 giorni a settimana, quindi praticamente sempre, e hanno dei risvegli notturni che anche questi impattano notevolmente sulla loro qualità di vita. I pazienti hanno delle lesioni, come dicevo prima, e queste lesioni possono arrivare anche nel 90% dei casi a procurare delle infezioni su queste lesioni, e con tutte le complicanze del caso. In linea di massima, i soggetti colpiti da dermatite atopica hanno difficoltà fino all'88% dei casi in quella che è la loro vita di relazione. Sono pazienti che hanno difficoltà ad esporsi, ad uscire, ad avere una vita di relazione attiva con gli altri. Quindi sicuramente l'impatto come patologia di per sé, ma anche come conseguenza della vita di relazione della dermatite atopica, è un impatto sicuramente molto alto. Per questo crediamo che sia importante sviluppare nuovi farmaci nel campo della dermatite atopica severa, cosa che noi abbiamo fatto e abbiamo recentemente portato i risultati delle fasi 3 terminate al Congresso americano di dermatologia, fasi 3 che hanno messo in risalto dei risultati statisticamente significativi su outcome quali la prurito e gli indici di qualità di vita dei pazienti e un profilo di sicurezza sicuramente molto buono.
Il farmaco in questione si chiama tralokinumab. Tralokinumab in questo momento è in approvazione regolatoria da parte degli enti americani, dell'EMA, dell'ente europeo, e sarà il secondo biologico approvato per il trattamento della dermatite atopica severa. Quello che andiamo a fare è portare farmaci sempre innovativi per la cura dei pazienti e per le patologie di tipo cronico di questi pazienti. Cerchiamo di offrire sempre delle soluzioni innovative, quindi dei farmaci innovativi, ma anche soluzioni innovative, quali per esempio i servizi digitali, quindi soluzioni non farmacologiche che possano migliorare la qualità di vita dei pazienti. Per raggiungere questo obiettivo, a Copenaghen abbiamo creato il Leo Innovation Lab. Questa è un'unità indipendente di Leo Pharma che è dedicata completamente allo sviluppo di soluzioni tecnologiche per i pazienti. Quindi nuovi farmaci, farmaci innovativi, farmaci con un meccanismo d'azione nuovo, Leo Innovation Lab che porta soluzioni innovative per i pazienti, quindi la parola comune è innovazione e cura dei bisogni insoddisfatti dei pazienti.